Ottavo risultato utile e consecutivo e quarta vittoria di fila per il Città di Sant'Agata, che passa al Vincenzo Presti di Gela per 2-1 e si conferma seconda forza del campionato a 6 lunghezze dalla capolista Paternò. Tre punti importantissimi per i biancoazzurri guidati da Pasquale Ferrara, che riescono ad avere la meglio di un Gela che ha dimostrato di non meritare l'attuale classifica. Una gara costretti a riprendere su indicazioni del direttore di gara, il signor Orlandi di Siracusa, da una postazione certamente non congeniale, e quindi ci scusiamo anche con tutti voi per le immagini che non sono certamente delle migliori. Comunque si parte subito con il Città di Sant'Agata, che passa in vantaggio al primo affondo con Tiscione, che raccoglie l'assist di Capitan Calafiore e da pochi passi batte Di Martino per il gol dell'1-0 biancoazzurro. La risposta del Gela non si lascia attendere e al 12° il colpo di testa da parte di Brasile finisce di poco alto sopra la traversa. Prima dell'intervallo il Città di Sant'Agata prova a colpire su calcio piazzato il destro di Tiscione, trova però l'ottima parata del portiere Di Martino. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre con il raddoppio del Città di Sant'Agata quando Assenzio apparecchia per Iraci, che col destro infila nell'angolino più lontano il portiere Di Martino, facendo così Gela 0 Città di Sant'Agata 2 e gol numero 11 in campionato per Benedetto Iraci. Il Gela comunque non ci sta, prova subito a rispondere, reclama anche un calcio di rigore la formazione giallonera per un presunto fallo in aria su Tuccio. Il signor Orlandi lascia giocare. Poi la Città di Sant'Agata prova a chiudere definitivamente i conti, la conclusione di Tiscione trova però l'ottima risposta del portiere Di Martino. Nel finale il Gela viene fuori dal guscio, la punizione di Tomaino impegna il portiere Ferrara, che si supera e respinge il destro del numero 4 giallonero, ma l'estremo difensore biancoazzurro nulla può fare pochi minuti più tardi, quando lo stesso Tomaino con una perfetta punizione col destro infila all'incrocio dei pali il pallone che fissa il risultato sul definitivo 1-2. Prima del triplice fischio il Gela rimane anche in 10 uomini per l'espulsione operata dal signor Emanuele Orlandi di Siracusa al difensore del Gela Tuve per un fallo di reazione nei confronti del difensore bianco-azzurro Miano, e dunque un Gela che chiuderà con l'inferiorità numerica. Poi non succede più nulla, finisce dunque con la vittoria preziosissima del Città di Sant'Agata, che si conferma sul secondo gradino del podio a quota 46 punti. E adesso la formazione del presidente Ortoleva si prepara alla sfida di domenica alla Fresina, quando arriverà il Giarre.